Centro Gomme Colle Strada di Persichini Luigi. Assistenza esclusiva e professionalità dal 1945. Vendita, ricambio e montaggio pneumatici. Deposito gomme, convergenza di ultima generazione e una vastissima gamma di pneumatici di prima scelta garantiti delle migliori marche, a prezzi vantaggiosi e convenienti. Siamo convenzionati con le migliori società di autonoleggio. Da noi trovi anche un autolavaggio self-service 24 ore. Vieni a trovarci in via della Valtiera 84. La Ponte Vecchio torna a vincere dopo 9 giornate, 3 punti pesantissimi nella rincorsa alla salvezza, a maggior ragione se ottenuti nello scontro diretto contro il Cannara che con questo 0-2 sembra entrato in un vertice maledetto di risultati negativi. Il 3-4-2-1 di Caporali con il nuovo acquisto Perri là davanti, supportato da Racecchini e De Sanctis, sembra partire con le marce giuste, con il citato trio che fa dannare la difesa ponteggiana. Così all'ottavo De Sanctis non trova il guizzo sul retropassaggio di Perri ed un minuto più tardi è il 9 a mancare l'appuntamento su invito di Racecchini. Partita che si blocca e il 4-3 di Cardarelli prova ad avvolgere gli avversari senza tuttavia creare granché. Ci vuole dunque una topica clamorosa di Mattia Ravanelli che però non viene sfruttata a dovere da Vinciarelli al 34esimo. La risposta dei padroni di casa arriva 3 minuti dopo e stavolta è la traversa a fermare Perri. Alla ripresa delle operazioni è ancora il Cannara a farsi preferire, ma né Giacomo Camilletti né Vitaloni riescono a battere Cucchiararo. Così all'11esimo Barboni trova Retini in contropiede, Bazzucchi si concede un'uscita fin troppo allegra e deve ringraziare Belloni per la provvidenziale copertura. Sul corner successivo però è il portiere ancora impreciso e Retini, pur colpendo male, stavolta non lo grazia e porta in vantaggio i suoi per poi esultare insieme ai compagni. Caporali quindi gioca la carta Ricciolini al posto di Felici passando ad un 4-2-2-2 a trazione offensiva al quale Cardarelli risponde con Checcaglini per Vinciarelli e la trasformazione in 4-4-2 con il neo capitano Silvestri da esterno alto. Ricciolini che ha subito la palla buona al 20esimo ma non trova la porta e Perri al 22esimo trova invece Cucchiararo in traiettoria. L'espulsione di Cardarelli per proteste sembra fermare la partita che invece si rianima al 33esimo sull'asse Silvestri-Retini, ma l'11 rossoverde non trova anche il sesto gol in campionato. Dall'altra parte ci prova De Sanctis in rovesciata, debole e centrale. Quindi al 45esimo Castelletti trova Silvestri in contropiede che si concede un compleanno con i fiocchi battendo Bazzucchi e mettendo in ghiaccio la partita con il 2-0 che affonda il Cannara e regala la seconda vittoria stagionale alla Ponte Vecchio. Al di là di come è maturata questa sconfitta, ce lo racconterà anche insomma, ma come ci si rialza? Ma non lo so, io ai ragazzi durante la settimana non posso chiedere di più, perché dal punto di vista del lavoro sono applicati, si stanno impegnando e stanno dando il massimo dall'inizio della stagione. Molto probabilmente non basta. Domani ci dovremo confrontare, mi dovrò confrontare un po' con loro perché è arrivato il momento, penso che bisogna cercare di capire dove stanno veramente i problemi. Al di là dell'assenza, al di là degli infortuni, al di là delle squalifiche, ci metteremo un attimo seduti per parlare, per capire dove è il problema, perché potrei essere anche io il problema e quindi bisogna cercare di capire. Quindi ci avremo domani la possibilità di confrontarci. Sono dispiaciuto veramente per loro, però ad oggi mi sento delle responsabilità anch'io, quindi è bene che ne parliamo, insomma, e cerchiamo di capire. Dunque, gran colpaccio per la Ponte Vecchio qui a Cannara, in una partita dove magari
Ecco, magari non avevate generato tantissime occasioni, ma avete raccolto come quelle decisive. Sì, abbiamo raccolto quelle decisive, è stata una partita importante, i ragazzi non mollano mai, questo è il segnale che noi siamo vivi, e lotteremo tutte le partite, tutte le giornate per arrivare al nostro obiettivo. Una vittoria importante che ci dà morale, diciamo anche che ce la meritiamo da un po' di tempo che non vinciamo, ma abbiamo fatto sempre buone prestazioni non raccogliendo. Oggi abbiamo raccolto, abbiamo lottato su ogni pallone e questo deve essere l'atteggiamento per le prossime gare, riuscire così a raggiungere l'obiettivo.